Stato della Città del Vaticano, custode dei libri più antichi del mondo e di una politica di uno Stato enclave che esercita un potere assoluto in ogni parte del mondo. Volevo realizzare un video in merito ai misteri vaticani e mi sono reso conto che c'è talmente tanto da dire che il modo migliore per affrontare il tema è quello di realizzare una serie. Lo Stato Vaticano divenne indipendente dall'Italia nel 1929 con il Trattato Lateranense. E parliamo di un territorio distinto sotto la piena proprietà, dominio esclusivo e autorità giurisdizionale assoluta e sovrana della Santa Sede. Essa stessa è un'entità sovrana di diritto internazionale che mantiene l'indipendenza temporale, diplomatica e spirituale della città-stato, con una popolazione al 2019 di circa 453 abitanti, è lo stato più piccolo del mondo sia per area che per popolazione. In quanto governato dalla Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano è un ecclesiastico stato sacerdotale, uno stato monarchico retto e comandato dal Papa che è vescovo di Roma e capo della Chiesa Cattolica in tutto il mondo. I più alti funzionari statali sono tutti chierici cattolici di varia origine e, come potete immaginarvi, sono molti gli scandali che videro implicati il Vaticano. Tuttora la Santa Sede gestisce un capitale multimiliardario e amministra un'economia esentasse. Hai capito bene, Città del Vaticano non paga alcun tipo di tassa e ogni articolo presente nel suo territorio è esente da qualsiasi tipo di dazio. Possiedono la più grande raccolta artistica della storia dell'uomo, quantità d'oro inimmaginabili e custodiscono una conoscenza ormai perduta da millenni. I papi acquisirono gradualmente un ruolo secolare come governatori delle regioni vicino a Roma. Governarono lo Stato Pontificio che copriva gran parte della penisola italiana per più di 1000 anni fino alla metà del XIX secolo, quando tutto il territorio appartenente al pontificato fu sequestrato dal neonato Regno d'Italia. Per la maggior parte di questo tempo i papi non hanno vissuto in Vaticano. Il Palazzo Lateranense, sul lato opposto di Roma, fu la loro residenza abituale per circa 1000 anni e dal 1309 al 1377 vissero ad Avignone, in Francia. Al loro ritorno a Roma scelsero di vivere in Vaticano. Si trasferirono al Palazzo del Quirinale nel 1583, ma alla presa di Roma nel 1870 si ritirarono in Vaticano e quella che era stata la loro residenza divenne quella del Re d'Italia. Venne l'Unità d'Italia il 17 marzo 1861 e seguirono i Trattati Lateranensi dell'11 febbraio 1929 che istituirono lo Stato indipendente della Città del Vaticano e riaffermavano lo statuto speciale del cristianesimo cattolico in Italia. La Santa Sede esiste dal primo cristianesimo, dal primo ministero di Gesù e si è protratta nell'arco di 2000 anni, diventando una città-stato indipendente con un re, un segretario di Stato, un tesoriere, vari ministeri, banche, oro, avorio e influenze che si diramano in ogni settore del mondo. Altro stato del mondo, anche la Santa Sede ha i suoi nobili che erano strettamente legati allo Stato Pontificio e anche se dopo la perdita di quei territori generalmente gli incarichi divennero nominali, dal poco che sappiamo continuano ad avere un'influenza molto forte all'interno dello Stato della Città del Vaticano. Alcuni titoli nobiliari della Santa Sede sono Maestro Pontificio del Cavallo, ufficiali ereditari della Curia Romana e la Nobiltà Nera Vaticana. Quando parliamo di nobiltà nera vaticana, signori, parliamo di alcune famiglie aristocratiche romane che si schierarono con il papato sotto Papa Pio IX, dopo che l'esercito del Regno d'Italia, guidato dalla famiglia Savoia, entrò a Roma il 20 settembre 1880. Come ricompensa, a queste famiglie furono promessi dei titoli della Santa Sede dal Papa, e anche se poi i Savoia rovesciarono il papato e riuscirono a sottrarre le terre allo Stato Pontificio, ricevettero il soglio papale. I titoli, sotto un velo di segretezza pontificia, rimasero. E anzi, è una storia molto, molto particolare che cercherò di sintetizzarti. Nonostante il nome relativamente recente, la nobiltà nera esisteva da secoli, è originaria del ceto baronale di Roma e delle potenti famiglie che si trasferirono a Roma per beneficiare di un legame familiare intimo con il Vaticano. Questi sostennero i papi nel governo dello Stato Pontificio e nell'amministrazione della Santa Sede. Molti dei membri delle famiglie dei nobili neri divennero anche ecclesiastici di alto rango e persino papi. Le famiglie della nobiltà nera, in questo caso le famiglie i cui antenati includevano i papi, le famiglie della nobiltà nera tuttora esistenti, i cui antenati di alcune di queste famiglie erano papi, famiglie potentissime che hanno tuttora uno strettissimo legame con il Vaticano, nonché detengono di fatto una nobiltà papale, sono i Colonna, gli Orsini, Ruspoli, Pallavicino, Teodoli, Sacchetti, Borghese, Odescalchi, Boncompagni e Ludovisi. Se voi cercate i cognomi che ho nominato troverete dei papi e dei cardinali. Queste famiglie esistono ancora oggi. Andiamo per ordine. La famiglia Colonna è una storica casata patrizia romana tra le più antiche documentate, parliamo di una delle più importanti nel Medioevo e nell'età moderna. Pensate che nella sua millenaria storia si contano un papa, 23 cardinali, mecenati, letterati, filosofi, uomini d'arma dello Stato Pontificio, del Regno di Napoli, dell'Impero Spagnolo, diplomatici e politici importanti dell'Italia Unita e altro. Papa Martino V si chiamava Ottone Colonna. Ecco, potrei continuare fino all'infinito. Oggi esistono i Colonna di Carbognano, i Colonna di Summonte, i Colonna di Stigliano, rami della famiglia Colonna tuttora esistenti facenti parte della nobiltà nera papale. Gli Orsini sono tra le più antiche famiglie nobili di Roma, d'Italia e d'Europa, dotata di numerosi rami. Ha avuto un passato illustre per potenza e ricchezza, per legami di parentela con diverse casate reali d'Europa e per aver dato alla Chiesa papi e cardinali. Papa Benedetto XIII si chiamava Pietro Francesco Orsini. I Ruspoli sono un'altra importantissima famiglia tuttora facente parte della nobiltà nera vaticana. I Pallavicino furono una delle maggiori e più antiche casate feudali dell'Italia settentrionale. Anche questa famiglia conta non so quanti cardinali. La famiglia Sacchetti è un'antichissima famiglia della nobiltà fiorentina, citata anche nel XVI canto del Paradiso di Dante, trasferitasi a Roma dove ottenne il prestigio nobiliare del Papa. Anche qui non so quanti cardinali. La famiglia Borghese probabilmente è una delle più pesanti citate finora, anche qui discendenti diretti di Papa Paolo V. Papa Paolo V era un borghese. Camillo Filippo Ludovico Borghese invece era sposato con la sorella di Napoleone, cioè, state capendo, esistono ancora. Discendenti di non so quanti cardinali, un papa, un centinaio di signori, duchesse, arcivescovo di Bologna, discendenti di 7 principi e una lista nobiliare che non finisce più. Villa Borghese a Roma non è un caso. I Borghese sono una famiglia principesca e papale italiana, originaria di Siena, che ha avuto per molti secoli una grande influenza nella storia politica, religiosa e artistica di Roma, di Siena e dell'Italia in generale. Ricevettero titoli nobiliari papali e fanno tuttora parte della nobiltà nera vaticana. La famiglia Odescalchi non solo è diretta discendente di un papa, Papa Innocenzo XI, ma inoltre questo papa è stato anche fatto santo da Papa Pio XII nel 1956, quindi la famiglia Odescalchi, originari di Como, non solo sono discendenti di cardinali e di un papa, ma anche di un santo. A me, dopo questo video, mi fanno sparire. Comunque, la famiglia Boncompagni è un'altra famiglia tuttora facente parte della nobiltà nera vaticana e sono diretti discendenti di Papa Gregorio XIII, che si chiamava appunto Ugo Boncompagni. Famiglia di origine principesca della nobiltà italiana che ricevette vari titoli nobiliari dallo Stato Pontificio. E anche qui parliamo di cardinali, di un papa, del principe di Piombino, di Venosa, principe del Sacro Romano Impero, non so quanti duca, signori, marchesi, arcivescovi, eccetera. E per ultimi, ma non per importanza, anzi, troviamo i Ludovisi, un'altra famiglia principesca della nobiltà bolognese trasferitasi a Roma a metà del XVI secolo quando Alessandro Ludovisi, indovinate? Esatto, venne eletto papa con il nome di Gregorio XV. Divennero principi di Piombino, un Ludovisi fu viceré di Sardegna, ducati, senatori e si fusero con i Boncompagni e tuttora sopravvive la famiglia Boncompagni Ludovisi, facenti parte due volte, tuttora, della nobiltà nera vaticana. Ma che significa essere nobili neri vaticani? Dopo la conclusione del Trattato Lateranense nel 1929, la nobiltà nera ottenne la doppia cittadinanza in Italia e nelle città del Vaticano. In base alle disposizioni del trattato, pensate che i titoli nobiliari concessi dal Papa erano riconosciuti anche nel Regno d'Italia e molte di queste famiglie erano membri della Guardia Nobile Pontificia, altri erano stranieri affiliati a vario titolo alla Santa Sede e molti divennero cardinali, papi e altissimi esponenti del Vaticano a vario titolo sia in Italia che all'estero e grazie a queste potentissime famiglie principesche il Vaticano riuscì a rafforzare la sua preeminenza in tutta Europa. Queste sono famiglie ricchissime, ripeto ricchissime, con strettissimi legami vaticani di cui non si sente mai parlare. Alcuni membri della famiglia Boncompagni Ludovisi sono anche stati accusati e arrestati per truffe milionarie nel 2017. Il principe Francesco Maria Boncompagni Ludovisi è stato arrestato con l'accusa di truffa commerciale e frode fiscale per una somma che supera i 10 milioni di euro. Questo signore è figlio del principe Niccolò e della principessa Benedetta Barberini Colonna di Sciarra. Colonna, attenzione, erede della famiglia Colonna che annovera nella casata anche due papi, da Gregorio XIII a Gregorio XV e altri nobili e cardinali. Sono talmente nobili questi che tramite diverse unioni hanno fuso la famiglia Colonna, la famiglia Boncompagni e quella dei Ludovisi, tutte e tre già prima facenti parte della nobiltà nera vaticana e il principe Boncompagni Ludovisi nel 2017 è stato arrestato per una truffa da 10 milioni di euro e dal carcere di Rebibbia è stato poi estradato in Austria, dove arrivano gli agganci di queste persone e quanto sia profonda la tana del bianconiglio non ci è dato sapere. Queste famiglie esistono ancora oggi, quello accanto a Sgarbi per esempio è il principe Domenico Pallavicino. Questo è sempre il principe Pallavicino con Alberto di Monaco, giusto per farvi capire a che livelli siamo. Esistono ancora le famiglie Orsini, Borghese, Colonna, Sacchetti, Odescalchi, Ludovisi. I rami di tutte queste famiglie si sono protratti nel tempo e mantengono ancora oggi i titoli nobiliari. Immaginatevi quanto sapere custodiscono queste famiglie. Una volta vigeva l'usanza fra i signori di riportare ogni storia, ogni cambiamento politico, ogni decisione su testi scritti e di conservarli in degli appositi archivi. Dal momento in cui ci furono i patti con lo Stato Pontificio, molti di questi documenti finirono nei cosiddetti archivi vaticani e parliamo letteralmente della storia di ogni feudo, di ogni cittadina, di ogni luogo gestito dalla Chiesa. I preti riportavano sui manoscritti anche il più piccolo dettaglio e questo ha fatto sì che gli archivi vaticani custodiscano letteralmente 2000 anni di storia perduta per sempre. La leader suprema della nobiltà nera vaticana si dice essere stata Elvinia Pallavicino. Questa signora, che quando Papa Paolo VI nel 1968 abolì molte posizioni occupate dalla nobiltà nera vaticana, fece pressioni insieme ad una vera e propria squadra di famiglie su vari cardinali per riacquisire il potere. Si dice che tengano fra le mani vari scandali pronti ad uscire nel momento in cui il Vaticano stesso attui delle misure che penalizzino le famiglie della nobiltà nera pontificia. La domanda è questa: esistono quindi delle famiglie così potenti da tenere in scacco il Vaticano? E dove si ramifica questo potere occulto che parte dall'altarino più santo del mondo? Qual è il vero potere dell'aristocrazia della Santa Sede? Per oggi, cari signori, è tutto. Se vuoi vedere il secondo episodio della serie, lascia adesso un like al video e fatemi capire se apprezzate o meno. Mi raccomando, se sei arrivato a questo punto del video e ti è piaciuto, aiutami con un semplice like di supporto. Se sei nuovo e ti interessa i temi che affronto, iscriviti al canale. Noi ci vediamo presto, molto presto, nel prossimo episodio. Adieu!